Hai un'aria tormentata. Hai visto il mondo spirituale e hai avuto brutte notizie. Si tratta di Kerrigan. Sembra che l'unica mente abbia fatto di Kerrigan quello che è adesso per liberare gli Zerg da qualcosa. Per metterli in rotta di collisione con i Protoss. È andato tutto nel modo peggiore. Ogni cosa alla rovescia. E là fuori c'è qualcuno in procinto di distruggerci tutti. Zerg, Protoss, sono razze forti. Quanto può essere terribile e potente qualcosa in grado di giocare col loro destino. Spaghetti Atomic, fai esplodere il gusto. Stavo controllando i diari di bordo. Quei maledetti Protoss sono sempre un passo davanti a noi. Conoscono dei trucchetti davvero niente male. Non dirlo a me. Dall'ultima volta che ci siamo scontrati hanno imparato qualche mossa nuova. Insomma, andiamo. Da quando possono teletrasportare la gente dove vogliono? Pensavo gli servisse almeno una specie di portale. Non dove vogliono. Hanno bisogno di un pilone nelle vicinanze o di un'altra fonte energetica. Comunque hanno lavorato per migliorare la loro tecnologia proprio come noi. Amico Raynor, devi assistere alla visione del futuro dell'unica mente, la fine della mia gente e di tutte le cose. Tale sarebbe il nostro destino se Kerrigan morisse. Non credo di voler avere alcuna visione dell'unica mente, ma se c'entra Kerrigan... devo sapere. Su un mondo oscuro e distante, i Protoss resisteranno un'ultima volta. Raduneranno i propri eroi, guideranno le proprie forze e moriranno coraggiosamente. Ma comunque, moriranno. E i miei Zerg saranno schiavi. Si piegheranno davanti al potere del caduto. Fratelli Protoss, prestatemi ascolto. È giunto l'ultimo crepuscolo. La galassia brucia attorno a noi. I Terran sono stati distrutti. Noi siamo tutto ciò che ancora resiste all'oscurità.
Ma se dobbiamo fronteggiare oggi la nostra fine, lo faremo uniti! Entaro Tassadar! Shozak Mok'Nul. Il mio fardello è assai gravoso. Annienterò i demoni del passato. Supremo, la cripta è pronta. Difendeteci mentre preserviamo il nostro sapere per coloro che verranno dopo di noi. Che non compiano i nostri stessi errori. Tempismo è impeccabile, ammiraglio Uron. Quando il nemico si alzerà in volo, ci servirà il vostro supporto. Gli Zerg hanno svolto il proprio compito, come avevo pianificato. I miei ibridi ne sono la prova. Ora gli ultimi Protoss adempiranno alla loro funzione, con la morte. Ci stanno fiancheggiando. Dobbiamo reagire rapidamente, o le difese perimetrali cadranno. Not the rush.
Preparatevi a un assalto.